collaborazione con. Ripartono gli incentivi statali? DR Automobile Group va oltre. Ti offre un incentivo di 1.500 euro per l'acquisto di un'auto nuova sia del marchio DR che di quello Evo, se rottami qualsiasi usato senza alcun vincolo. Infatti, a differenza degli eco incentivi statali, che prevedono una rottamazione di un'auto di proprietà con un'anzianità di almeno 10 anni, DR Automobile Group ti consente di rottamare qualsiasi usato, indipendentemente da chi ne sia il proprietario e a prescindere dall'età dell'auto da rottamare. La campagna Meno CO2 più sicurezza è un'iniziativa realmente protesa a svecchiare il parco automobilistico circolante italiano, uno dei più vetusti d'Europa. Meno inquinamento grazie alla tecnologia Thermo Hybrid Benzina GPL di DR Automobile, che ti fa risparmiare l'ecotassa e ti permette di accedere anche alle zone ZTL. Maggiore sicurezza grazie agli elevati standard di protezione dei modelli DR ed Evo. Le concessionarie ti aspettano per maggiori informazioni. Viaggiare, sognare, creare, immaginare, crescere, costruire. Puoi fare grandi cose con la tua Agenzia Generali Italia. Bentrovati cari telespettatori e benvenuti a questa 13ª tappa del nostro programma Ieri, Oggi, Domani, un tuffo nel passato. Vi portiamo prima a Campochiaro, siamo nel gennaio 2011, noi andammo a visitare una casa di ricovero per anziani, era la casa Famiglia Suor Luigina. Questa casa era stata fondata dall'allora parroco Don Angelo Spina, successivamente diventato vescovo di Sulmona, in questo momento vescovo di Ancona. Suor Luigina era una suora diciamo, che era stata a servizio di quella comunità e Don Angelo Spina volle dare il suo nome a questa casa famiglia per anziani. Poi, sempre nel 2011, e siamo a settembre 2011, siamo andati a Carovigli, dove ogni anno, su iniziativa del parroco, veniva fatto un premio per le persone, ma era un premio nazionale, le persone che si distinguevano per il proprio altruismo al servizio della collettività. In quell'occasione è venuta a Carovigli Claudia Coll, sapete tutti, era una grande attrice, molto bella tra l'altro, che a un certo punto, diciamo, stanca del vuoto che gli creava questo stare nella società consumista di allora, ha rinunciato a tutto e quindi si è dato anima e cuore al prossimo. E si è convertita così alla religione, ancora oggi, io poi ho avuto modo di incontrarla anche negli anni successivi, fa tante opere di bene. Poi in questo numero c'è anche un servizio realizzato a Castel Petroso, si volle ricordare un pochino Monsignor Di Filippo, Monsignor Di Filippo che era stato prima vescovo di Sernia, successivamente arcivescovo di Campobasso, e c'è da dire che molti molisani dovrebbero, insomma, dovremmo avere tutti un po' un senso di colpa, perché quello che ha fatto nella nostra regione Monsignor Di Filippo, insomma, lo abbiamo un pochino dimenticati, in modo particolare a Castel Petroso, chi ha qualche anno in più quindi ricorda quello che è successo negli ultimi 30 anni, sa che il salto di qualità che ha avuto questo santuario è stato esclusivamente merito di Monsignor Di Filippo. Fu lui a portare Papa Wojtyła, è venuto a Castel Petroso, come pure l'Università Cattolica, è stata un'iniziativa portata avanti da Monsignor Di Filippo. In un servizio ci fu un convegno a Castel Petroso e ci fu una relazione di Franco Sant'Agata, il compianto Franco Sant'Agata, perché purtroppo è venuto a mancare. In questo servizio ho fatto vedere un brano dell'intervista realizzata
realizzata a Bonsignore, rettore di Filippo, quando era Isernia, e in quella occasione, siccome lui era un vulcano, insomma, stava portando avanti tante iniziative e che sarebbe stato promosso ad un incarico superiore, era nell'aria, io chiesi a lui, dice: Eccellenza, ma se un giorno lei, diciamo, dovesse essere destinato in una diocesi più importante, dovrà mettere da parte alcuni sogni che ha, diciamo, su Isernia? E lui, così scherzando, disse: no, insomma, questo non succede, perché lo Spirito Santo già ha fatto uno sforzo nell'affidarmi, diciamo, la diocesi di Isernia, che è molto impegnativa. Difficilmente succederà che io, diciamo, venga destinata ad altre sedi. All'indomani della sua nomina ad arcivescovo di Campobasso, io sono andato con Telesenia, sono andato ad intervistarlo su a Castel Pedrose e gli ho fatto risentire, diciamo, quell'intervista. Lui ha un pochino sorriso e ha detto che in effetti, diciamo, era arrivata quasi per un'esigenza, essendo venuto a mancare il vescovo di Campobasso. E poi c'è una intervista a Franco Sant'Agata che parla di Monsignor Ettore Di Filippo. Poi il terzo servizio è realizzato, e siamo a gennaio 2012, siamo andati con Aldo Porfirio, siamo andati a Pesco Bernataro, avevamo intervistato un anno prima il sindaco Pompilio Sciulli, il quale nel programma, diciamo, operativo aveva detto che ci teneva a realizzare una casa, diciamo, diurna per anziani, gli anziani del paese. E qualche mese dopo, diciamo, questo sogno si è realizzato e quindi invitò noi ad andare a pranzare con questi simpaticissimi, con queste simpaticissime persone. Noi siamo andati e quindi io allora realizzai delle interviste in maniera molto bonaria con queste persone anziane. Allora, in qualche modo, non si resero manco conto che stavano parlando con la televisione. Poi sentirete le interviste. All'indomani della messa in onda del programma, e loro l'hanno visto di pomeriggio, stavano pranzando, poi si misero a giocare a tombola e si sono riviste nel filmato, e mi disse il sindaco, dice: guarda, le abbiamo dato la vita, 10 anni di vita in più, erano rimaste contentissime. Io non so quante di quelle persone sono ancora in vita, mi auguro tutte, però se qualcuno, diciamo, non c'è più, può darsi che ci vede dall'altro mondo. Allora, prego la regia di mettere in onda i 3 servizi e vi auguro buona visione. Bentrovati, tappa numero 12 del nostro viaggio nel Molise che va, è il primo appuntamento del nuovo anno, il 2011, la solidarietà, il volontariato verso le persone anziane, le persone sole, questo è il tema del programma. Se volete anche un omaggio in qualche modo al fondatore di questa emittente, il compianto Spartaco Porfirio, persona sensibile, attenta e molto vicina alle persone sole, alle persone bisognose di aiuto. Ci siamo recati a Campochiaro, in provincia di Campobasso, dove esiste una struttura, una casa famiglia Suor Luigina, ospita una 15ina di persone, donne. Vedrete dalle immagini, l'età media di queste donne è abbastanza alta. È stata fondata nel 1995 da Don Angelo Spina, allora parroco di Campochiaro, quel Don Angelo Spina che oggi, lo ricordiamo, è vescovo di Sulmona Valva. Perché nacque questa struttura? Nacque perché in comune diverse erano le persone che vivevano in uno stato di bisogno, in uno stato di necessità e vivevano in solitudine. Don Angelo pensò a questa casa famiglia che potesse ospitare nel tempo anche le persone anziane del circondario, cosa che puntualmente è successa. Abbiamo detto casa famiglia Suor Luigina. Suor Luigina è la prima suora dell'Ordine delle Dorotee che nel 1979 è approdata nel Molise, e Don Angelo, dando il suo nome alla casa, ha voluto rendere omaggio a questa suora minuta che ha dedicato la sua vita agli altri, quindi si è spesa completamente per le persone sole e le persone abbandonate. Tra l'altro, Suor Luigina è deceduta lo scorso anno. Ma seguiteci in questo nostro viaggio. È sera, nella casa famiglia c'è grande attesa e fermento, è in programma una ricca tombolata,
molti premi, donati anche da Suora Annunziata, una presenza costante, premurosa ed affettuosa la sua presso questa struttura. Ascoltiamola. Sorella, lei frequenta questa struttura abitualmente? Sì, siamo suore Dorotee, suore di Santa Dorotea, siamo a Colle d'Anchise, nel centro famiglie, lo stesso centro che ha fondato Don Angelo Spina per le famiglie della diocesi, e anche questa casa famiglia è stata voluta da lui per le persone proprio di Campochiaro che vivevano veramente in una situazione molto di disagio quando... E direi anche che sono particolarmente affezionata a questo ambiente, perché la casa è dedicata a una nostra consorella, Suor Luigina Leali, che ha speso ben 14 o 15 anni in questo paese, su e giù, scoprendo delle situazioni molto precarie, soprattutto delle persone anziane. E Don Angelo ha voluto dedicare questa struttura proprio al ricordo di Suor Luigina, che è mancata proprio quest'anno dopo tanta sofferenza. E Don Angelo al funerale, Monsignor Angelo Spina, ha detto che Suor Luigina ha consumato le sue ginocchia su e giù per le strade di Campochiaro per il bene proprio di ogni famiglia, di ogni persona. Facevo questa riflessione: il tempo che uno trascorre in una struttura come questa, in compagnia di queste persone anziane, è un tempo speso bene. Ma io penso proprio di sì, soprattutto per far sentire loro un calore affettivo. Ecco, io quando vengo qui e mi fermo con loro, vedo dai loro occhi veramente la gioia. Quando torni, ecco, proprio perché hanno bisogno di vedere che qualcuno vuole loro ancora bene dopo una vita spesa anche loro per gli altri. Ecco, purtroppo la mia mamma diceva sempre, che è già andata in paradiso, diceva: una mamma è capace di crescere 10 figli, 10 figli non sono capaci di accudire una mamma, e queste persone hanno proprio bisogno di questo, di sentire che qualcuno vuole loro ancora bene, quel calore umano che purtroppo tante volte manca. Paolo, questo tavolo non è stato molto fortunato nel primo giro. Ma saremo fortunati nei prossimi. In questa struttura qual è il tuo ruolo? Il mio ruolo è... Allora, qui è un po' più complicato, perché è la seconda volta che vengo, sono stato invitato dalle direttrici la volta scorsa a fare una tombolata e ci siamo divertiti noi per primi, pure loro, e abbiamo deciso di rifarla. Mi viene spesso questa domanda: a contatto con queste persone così splendide, è più quello che diamo o quello che riceviamo? Domanda di riserva? No, la risposta non è facile, non sarà mai facile, perché molte volte riceviamo noi, molte volte ricevono loro, e comunque vedere le persone tipo Giuseppina che magari ti fanno un sorriso, o la signora che ti chiede puntualmente dove sta la ragazza, è uno spasso, cioè è inutile che ci sfottiamo. E per forza! Beh, senza la ragazza. Deve portare pure la fidanzata allora. Certo. Ah, Maria Adelina, da quanto stai qua? Non mi ricordo, poco tempo. Però ti trovi bene, sì. Sì, maggio, ha detto la signora maggio. Ci sto bene, mi vogliono bene, tutto bene. Di dove sei? Campochiaro, questo paese. Ma di famiglia c'hai qualcuno qua? C'è mia sorella, con la famiglia, a Boia. A Boiano. E questo è. Però a tombola non hai vinto niente fino adesso, la colpa è di Paolo. Ma che potremmo fare? Grazie. Non abbiamo vinto, finisce così. Pina, mi raccomando, devi portare fortuna anche ai tavoli dove nella prima tornata non si è vinto niente. Mi sembra che qualche cosa adesso sta cambiando. Sì, infatti, anche adesso ha fatto il terno Giuseppina, la nostra amata Peppina.
E al tavolo qua c'è Mariuccia che sta facendo, sta sbancando, ha fatto la tombolata di prima, ambo, terno, quaderno, adesso ha rifatto il terno. Speriamo di far vincere anche Maria e Nicolina, va bene? Pina, il suo ruolo in questa struttura qual è? Allora, io gestisco la cooperativa Prisma, una cooperativa sociale. Dal mese di aprile ci troviamo qui in Campochiaro con la gestione. Ci è stata affidata da Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Maria Brigantini. La stiamo portando avanti meglio possibile. Abbiamo trovato una situazione un pochino, diciamo, come dire, giù, era un pochino degradata come struttura, adesso la stiamo riportando alle stelle. Sono tutte donne, quante sono quelle che abitualmente vivono qua in questa struttura? Attualmente sono 15, col nostro arrivo ne sono subentrate altre 5, ne erano 10, adesso ne sono 15. Il problema di sempre e di tutti è sempre quello dei soldi. Qua come vi trovate? La cassa piange o riuscite a sopravvivere? Oddio, limitando qualcosina riusciamo a sopravvivere perché diciamo che la retta non è altissima, quindi noi ci siamo basate su quella che già ci avevano. Non abbiamo aumentato niente, non abbiamo apportato nessuna modifica, speriamo di farcela. Vedo un clima molto sereno. Ecco, oltre al lavoro vostro, ci sono dei volontari? Volontariato lo fa la nostra sola annunziata, che regolarmente viene, lei con il parroco vengono a celebrare la messa, fa un po' di animazione con le anziane. Poi lo facciamo anche noi volontariato, io e la mia collega, tutti i giorni, mio marito e gli altri ragazzi che vedete qua, sono tutti volontari. Per lei questo è un lavoro, ma al di là del lavoro si arricchisce in qualche modo in questa esperienza? Tantissimo, mi arricchisco tantissimo in quanto gli anziani ci danno tanto, abbiamo tanto da imparare da loro. Nicolina, che cosa hai vinto? Che l'hai vinto e che c'è? Pure la borsetta. Senti Nicolina, ma quanti anni hai tu? Ah, te la posso dire. La sa quando ne tengo. Ma com'eri cinque la uscita, ne punisci 55. No! 55 no! Quanti? 54. No. Cinque del 16. Quindi 94, 95. Buona salute si dice. Ma che bello che la busta, ne punisce 95. Da quanto tempo? Da quanto stai qua? Su parecchi anni. Non ti manca ricordo quando l'anno su che stai qua. Ma credi che sì. Sei sempre sorridente, qua stai bene. No, volessi stare a casa mia. Non ti piace? Ma non è che non mi piace, volessi stare a casa mia, chi di me ci stanno al canataio e sta lì. Quindi non c'è nessuno qua? Ci tengo lì il nipote. La nipote ce la tengo, mi telefona, mi viene pure a trovare qualche volta lì. Perché Maria che sta alla rivetta, la guardia reggia, non mi sembra trovare, mi sembra telefono. Ma le persone che stanno qua vogliono bene? Ma non è che ci dice, io mi faccio rifatto me, grazie a Dio, e non è che proprio che ci dice. Ma non è così, non siete cattivi, no, per me. Io mi tengo zitta, lei che... Ma Pina, Margherita, le altre persone che vi assistono sono brave? Ma mi pare che sì. Ma che non sei che dice? Ma questi premi da dove sono venuti? Un po' delle offerte di tutti. Ci ha aiutato Sora Annunziata, un po' noi abbiamo messo delle offerte nostre. Diciamo che è frutto tutto delle nostre tasche. Il suo ruolo in questa struttura qual è?
Insieme alla mia collega Pina siamo le direttrici di questa struttura, gestiamo questa struttura a grande, grande fatica, ma con grande ricompensa da parte delle operatrici, da parte delle anziane, da parte di tutti. La provenienza di queste ospiti? La provenienza è un po' di Campochiaro, Boiano, qualcuna di Campobasso, qualcuna di Benevento e qualcuna più di qualcuna di Guardiareggio. Il problema più grosso che incontra in questa gestione? Purtroppo come sempre il problema è economico, però a grande fatica riusciamo a tirare avanti, a fine mese riusciamo a coprire tutte le spese, però c'è la soddisfazione. Ecco, questo volevo dire, la soddisfazione maggiore qual è? La soddisfazione maggiore è che siamo riusciti a tirare su questa struttura, perché dal mese di aprile che abbiamo preso in gestione era in una situazione economica molto drastica, veramente, aveva un passivo non indifferente. Grazie alle nostre forze, grazie un po' all'aiuto anche del Signore, siamo riusciti a tirarla su. Ad oggi possiamo dire veramente con entusiasmo, non abbiamo una grande cassa, però riusciamo ad accontentare il giusto, a tenere le anziane al caldo, a fornirgli giorno per giorno tutto ciò che gli occorre e siamo soddisfatti di questo. Fatto anche ad altri questa domanda, in questa esperienza è più quello che si dà o quello che si riceve? Un po' e un po'. È bello dare ed è bello ricevere. È bello ricevere appena si entra le anziane che ti accolgono con un buongiorno sereno e dare tanto, tanto, tanto amore. Loro hanno bisogno di tanto amore perché sono lontane da tutti, dai parenti, qualcuna non ha nessuno, come qualcuna invece ha un parente però ha bisogno anche del nostro sorriso. Le persone anziane sono una risorsa, è vero? Molto, molto, soprattutto per questi piccoli centri. E soprattutto per questa struttura, ma non guardo la risorsa economica, guardo la loro risorsa di gioia, di vita, soprattutto di vita. Allora Angela è la persona, la prima a venire in questa struttura, da quanti anni stai qua Angela? Da quanti anni? Che è? Da quanto tempo tu stai qua in questa struttura? Ah, non lo so, per 3-4 anni. Da 3-4 anni. Quanti anni tieni? Lontano tengo. Io sono del 1923. Sono un bel veterano. E beh. Di dove sei? Ah? Di dove sei? Di Campochiaro. Assunta sta con gli anziani, ma non è anziana, lei in questa struttura ci lavora, da quanto? Dire che tra poco ci sto pure io come anziana, sì, sono 16 anni, da quando hanno aperto la casa che sto qui, col primo anziano insomma sto qui. È un posto di lavoro, ma al di là del posto di lavoro com'è questa esperienza? È bellissima, anche perché poi ho imparato con loro. Ho imparato tanto con loro, poi un po' pure col corso che abbiamo fatto e... È bello stare con gli anziani. L'ambiente che noi stiamo vivendo oggi è molto bello, ma mediamente è sempre così, c'è sempre allegria tra queste persone. No. Diciamo che dentro una casa non c'è sempre allegria, quindi si litiga, si alza la voce, sta la giornata no, la giornata sì. Quindi stanno anche delle birichine. Sì, tanto, ma pure noi, mica solo loro, pure noi. Non dipende solo da noi, pure da noi il fatto che come stiamo noi stanno pure loro, oppure come stanno loro stiamo noi. Se il giorno loro stanno nervosi e poi ci nervosiamo, sì. La famiglia mia è lontana, tengo sempre un po' nervosa, perché tengo la famiglia mia in Canada. E se non me ne veniva, ci faccio meglio, non tengo la famiglia mia. Ma credeva che mi morivo subito, perché me ne veniva. Che gli va a passare una visita. E ci veniva le cose un po' le flessioni una rugore. È proprio così, perché di capo sì. Vabbè, ma il fatto che sei viva è meglio. Sì. E mi Gesù Cristo mi ha fatto campare e ha fatto la bontà di sì. C'è il piacere che si incampate. Che poi è una mnimo e non mnimo l'anno passato, perché tenendo un problema per me, facevano spartire la roba della moglie che te figlia, ma, che è italiana, capito? Che è di Guardiareggio proprio, ma sta in Canada. E che sia.
No, volevo dire che comunque si è instaurato talmente un rapporto di famiglia, per noi sono nonni, sono zii, sono, e va a finire che agli occhi delle persone che vengono fuori, forse noi ci vedono con le persone, oddio mo chissà che cosa, perché pure se noi gli diciamo Nicolino basta, finiscila, per la persona che viene esternamente può pensare che noi la stiamo sgridando, ma per noi è come se fosse una zia, una nonna, e questo volevo. Io si dice che le persone anziane hanno tanta saggezza, la domanda che ho fatto prima, questa loro saggezza viene fuori nel rapporto con voi? Sì, anche, comunque qualcosa ci danno sempre, anche se noi non la prendiamo subito, perché lì per lì non ti viene, però dopo riflettendoci sopra comunque uno prende lo spunto da Nicolina, una parola da Filomena, un'altra parola dall'altro e poi mette insieme le esperienze che viviamo tutti i giorni. 1920, quanti anni sono? Io non mi so ci fare. E da quanto tempo stai qua? Non so, qualche anno, è così di questo, è un anno che sto qua. Ma in famiglia chi c'è della tua famiglia? Sì. E dove stanno? A Campobasso, i miei figli. Ti vengono a trovare? Sì, mi vengono a pigliare pure qualche volta e mi portano a Campobasso e poi mi portano qua. E qua come si sta? Bene, sto bene. Le persone che vi assistono sono brave? Sì, 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 veramente, no, che dico. E con le altre donne si va d'accordo, sì? Io mi faccio vuoto, fatto mio. Non c'è che ci tiene su. Filomena, senti, ma tu ti ricordi da quanto tempo sei qui? Sono 3-4 anni, capiamo per buona, dai. Ecco. Senti, ma quella sciarpetta che hai al collo? La ginta. Me l'hanno data qua. Te l'abbiamo regalata noi? Sì. Sì, ti piace? Sì. Sì. Senti, ma quanti anni hai tu, Filomena? Sono del 20. Quindi 90 anni. 90 anni anche tu. Senti, quanti figli hai? Come si chiamano i tuoi figli? Antonio, Maria Grazia e Rita. Sai i tuoi figli? Quanti nipoti hai? 6. Nicola, Francesco e non Rita. Rita è la figlia. E Carlo. Carlo. Sì, molto. Sì. Di dove sei? Campogliano. Di questo paese. Adelina. Mamma mia si chiamava come te, Adelina. Eppure io. Lei è arrivata a 94 anni. E io sono del 23. C'ho 87 anni. Andiamo avanti fino a dopo 100. Ma come ci troviamo è meglio la morte. Non mi sembra. No. Ce la faccio. Sei così sorridente, così vispa. A forza. Questo è. 87 anni. E chi se lo credeva purgaggiare papà? Questo. Tutto bene qua dentro, sì? Sì, ci vogliamo bene. Poi c'è sta Paolo, fin quando non fa conoscere la fidanzata le cose non vanno bene. Ma che dici? No, hai detto che Paolo deve portare la sua fidanzata qua. Perché no? Perché no? Meglio. Poi ce la porto. Portata. Il basso e porto pure la ragazza. Piacere. Ma io sono cattiva. Il mio questo si presenta sempre. Sono cattiva, sono cattiva. Siete tutte brave. Siamo tutte brave.
È cresciuto il naso, guarda, è arrivato fino a qua. Non è vero, non è vero. Perché? Ma come mi dici che c'ho io? I capelli troppo? Ah, a chi tende che ne è? Io non me lo posso mettere un brutto. E io invece come ce li ho tutti? Tutte belle, dite belle. A chi tende che niente, Gesù? Ma non è vero che stai benissimo tu. Questi buccoli. Questi buccoli, ma ti do un po' dei miei. Io fammi lavare tucchiere alla casa per me fa. Ma dai che stai bene lo stesso, che sei bella. No, non ci vuole i capelli belli. Sei bella lo stesso. Ma che ci posso fare? E alla mia età com'eri? Non eri bella? Ah, quando è giovane va una bella voglia. Oh, hai visto? Hai visto che eri bella anche tu? Sì, tengo le fotografie, no, perché mi voglio abbandonare. E lui dice, il paesano non lo può ne dire, se va bella, brutta. Eri una bella donna, lo sei ancora adesso, bella. Tutta attrezzata, rossetto, rossetto. Ma tutta bella, ben vestita. Tu, sì signore. Giovanna manca a sposare come ci vai. Ma lo so, perché si vede da ancora adesso che sei una bella donna. Gesù Cristo. Mi ha fatto tenere una bella famiglia, sorelle, fratelli, tutte. Mi vanno tutte cose. Però ti manca? Non ti sei voluta sposare. Ah, ma che quando uno trova. No. E perché? Perché? Non hai trovato. Quelli che piaceva. Brava, non ti è piaciuto nessuno. È meglio senza nessuno e non uno che non ti piace. E viva la sincerità. È la verità. Ma guarda. Bentrovati, tappa numero 50 del nostro viaggio nel Molise che va. Vi portiamo in Alto Molise, a Carovilli, dove si è svolta la premiazione per i vincitori del 7° premio Beati Miti. Questa manifestazione, che ripetiamo è al 7° anno, è stata una intuizione del parroco Don Mario Fangio. Ogni anno ci sono state delle piacevolissime sorprese e è stata caratterizzata sempre dalla presenza di personaggi di grande spessore. Questa volta il premio è stato un ex aequo, due le persone che si sono classificate al primo posto fra le tante segnalazioni pervenute, una giovane Valentina Iannantuono ed una non più giovane Vincenzina Di Domenico. Noi abbiamo ascoltato un membro della giuria che ha assegnato questi premi ed è Luciano Scarpitti. Poi abbiamo ascoltato il parroco Don Mario Fangio e la figlia della signora Di Domenico, la figlia Cinzia. Quindi ascoltiamo le tre interviste. Luciano Scarpitti, responsabile del Glicine, un'associazione che si muove parecchio a Carovilli, ma oggi è un giorno particolare per altri motivi. Sì, oggi sto dando una mano a Don Mario Fangio, che è un nostro attivissimo parroco pieno di iniziative, e l'ultima delle sue iniziative è stata questa, il premio Beati Miti,
che da 7 anni ormai viene attribuito a persone che dimostrano mitezza di carattere, bontà, altruismo, dedizione agli altri, e quindi noi lo sosteniamo con la nostra attività, ci convoca, facciamo le riunioni per decidere quali sono le persone più meritevoli, perché vengono mandate le richieste un po' in tutta Italia, le richieste di segnalazioni. Quando arrivano le segnalazioni, che sono sempre 10-15 segnalazioni, bisogna scegliere quelle più meritevoli. Quest'anno abbiamo dato il premio a 2 persone che hanno delle caratteristiche in comune, pur essendo una persona giovane, una persona anziana e purtroppo anche malata, ultimamente si è ammalata. Però ecco, hanno in comune l'attaccamento alla famiglia, perché quella ragazza si è trovata diciamo quasi senza genitori, che si sono separati, insomma, che hanno avuto dei problemi, e lei ha pensato a educare diciamo, i fratelli, accompagnarli nella loro crescita, pur continuando ad andare a scuola, pur continuando di tanto in tanto a fare dei lavoretti, delle cose. Quindi questo attaccamento alla famiglia noi l'abbiamo voluto premiare, così come l'esempio dell'altra, di Vincenzina, che per anni ha sostenuto la sua famiglia, parenti, amici, chiunque aveva bisogno di un aiuto lei era pronta a darglielo, a offrirglielo con molta dedizione, e ultimamente, da quando si è ammalata, ha in cambio l'assistenza di tutta la famiglia, con molto affetto, con molto amore, tutti quanti parenti, figli e amici le stanno vicine. Questi sono begli esempi che noi vogliamo portare in evidenza. Perché? Perché gli organi di informazione si occupano solamente delle azioni cattive, dei prepotenti, di quelli che commettono delle cose malvagie, insomma. Certamente quelli sono meno degli atti di bontà, però noi ci dobbiamo comunque impegnare a mettere in mostra gli atti di bontà, perché altrimenti ce ne dimentichiamo che esistono, e ce ne sono tanti. Questo premio nasce per la devozione che Carovigli ha per il santo patrono, Santo Stefano. Sì, Santo Stefano del Lupo, che per definizione è stato proprio un mite, è vissuto nel 1100, famoso la sua conversione a mansuetudine di un lupo che infestava le campagne e che lui invece ha portato, gli ha messo la corda e l'ha portato come un cane normale. La chiesa lamenta che una parte consistente di giovani si allontana. Ma i giovani sono attratti, siamo stati tutti giovani e siamo stati sempre tutti attratti dal gioco, dalle cose piacevoli. Certamente le cose disdicevoli non ci sono mai piaciute a nessuno. E quindi è evidente che i giovani tendono ad andare verso le cose più futili. Però questo non ci deve far dimenticare anche che ci sono dei bellissimi esempi di giovani studiosi, attivi in famiglia, ce ne sono tantissimi. Don Mario, questa 7ª edizione è una edizione particolare, ci sono 2 vincitori ex aequo. Sì, è vero, quest'anno su 13 segnalazioni abbiamo avuto un po' di difficoltà per scegliere la vincitrice, perché non c'erano elementi proprio determinanti per l'uno o per l'altro. Allora, per la prima volta abbiamo deciso di assegnarlo ex aequo. Questo premio come è nato? È nato per far conoscere Santo Stefano del Lupo, che era considerato uomo di grande mitezza. Allora noi, per farlo conoscere, abbiamo pensato di valorizzare, far vedere, segnalare agli altri persone che hanno vissuto la sua mitezza. E quindi raccogliamo le segnalazioni che ci fanno scuole, parrocchie,
enti, noi mandiamo un invito prima verso gennaio e poi loro ci mandano delle segnalazioni e tra queste scegliamo il vincitore. Ma il vincitore è sempre nell'ambito della parrocchia di Carovigno? No, è a livello nazionale il concorso, quindi chi vuole può, di qualsiasi posto sia, è accettata la segnalazione. E i vincitori di quest'anno cosa hanno di particolare? Hanno vissuto con bontà e mitezza due situazioni familiari un po' delicate e potremmo dire che la prima, la più piccola, ha questi ideali di bontà e che già vive, la seconda l'ha già vissuta una vita intera e quindi affidiamo alla più piccola questo esempio, dicendo, quasi a volerle far capire, guarda che quello che tu pensi non è un sogno ma è una realtà. Quasi un premio alla carriera. Certo, certo. È una bella soddisfazione ricevere questo premio che spetta a mamma. Certo, una bellissima sensazione, una bellissima ricompensa perché mamma ha avuto una vita non facile, ricca, pienissima, stracolma, proprio straripante direi di sacrifici, però anche di belle azioni e di sentimenti puri, puliti, nel cuore, nell'animo, tra le mani, insomma mamma è stata veramente una grande donna e quindi siamo molto felici di ricevere questo premio. Lei verrà al momento della premiazione perché purtroppo non sta bene, però comunque riceverà dalle sue mani piene di fatica questa soddisfazione. Quanti figli siete? Noi siamo quattro figli, ma la famiglia è molto numerosa perché ci sono, c'è anche papà, ci sono due zii malati con noi, e fratello e sorella di papà, e quando ancora viventi c'erano anche i miei nonni, che erano anche allettati. Mamma non ha pensato mai al grande affare, a tutti i sacrifici che c'erano da tirare avanti, insomma, tutto quello che c'era da fare, per questo è stata grande, insomma, è stata una persona molto molto operosa e con sentimenti sempre positivi nel cuore. Questa sua testimonianza per voi è una corazza per affrontare le difficoltà della vita, per voi figli? Sì, sì, è una corazza e tra l'altro poi le situazioni di disabilità, come lei certamente saprà, uniscono sempre di più, fortificano, quindi siamo una famiglia molto molto unita, grazie ai sacrifici di entrambi i nostri genitori. Mamma non ci sente, che cosa vogliamo dire? Che l'amo da morire. L'amo tantissimo e la ringrazio per tutto quello che ci ha insegnato, perché lei ci ha insegnato non solo con le parole ma proprio con le sue opere di bene, e questa è una cosa grandiosa che ci rimarrà per sempre. E adesso che lei è malata, infatti noi la accudiamo con lo stesso amore che lei ci ha fatto scoprire e conoscere. Cinzia ci ha detto chi è la sua mamma e perché ha meritato questo premio. L'altra premiata, Valentina Iannantuono, 18 anni, frequenta il quinto anno dell'Istituto Tecnico Commerciale a Boiano, sempre pronta ad aiutare tutti nel momento del bisogno, senza chiedere o aspettarsi nulla in cambio. Mostra un impegno costante a scuola, si occupa dei suoi fratelli di poco più piccoli, nutre nobili sentimenti ed è incapace di serbare rancore nei confronti di chi la ferisce. Questo lo leggiamo dal verbale della giuria che ha assegnato i premi. Poi la conclusione di questo verbale ci dice: Valentina Iannantuono e Vincenzina Di Domenico, le due vincitrici, due esperienze per certi versi simili, entrambe dedicate alla famiglia, l'una tesa a mantenerla unita in uno sforzo estremo, sacrificandosi in tutto per fare fronte alle necessità materiali in una situazione economicamente poco tranquilla, ma che non diventa un alibi per sottrarsi agli impegni o per giustificazioni di comportamenti poco comodi, l'altra, vissuto queste esperienze, il frutto di sacrifici non sofferti, ma vissuti con dedizione e amore, e la famiglia unita, che trova nell'aiuto alla mamma malata il punto di forza per cementare i propri affetti e i valori dell'accoglienza, della disponibilità, della solidarietà, avendo come esempio il Signore che ha dato la vita per ciascuno di noi. Ospite della manifestazione l'attrice Claudia Coll, che quando si parla di bene, si parla di fede, si parla di solidarietà, non manca mai.
Molti di voi conoscono questa attrice bella ed importante, e lei a un certo punto della sua vita si è accorto che il mondo che frequentava, il mondo nel quale viveva, era vuoto, e quindi ha cercato la gioia, gioia e felicità che ha trovato abbracciando la fede cristiana e vivendo per il prossimo. Ho la sensazione che il suo sorriso, da quando ha incontrato Dio, è diverso. Eh beh, sì, è più pieno, perché c'è una consapevolezza nuova nella mia vita, che Dio c'è e che ci ama. Non posso dire solo che mi ama, che ci ama e vuole il nostro bene. Lei come lo ha incontrato? Nella sofferenza, e mi ha consolato in un momento di sofferenza. E quindi questo mi ha poi spinto ad andare a consolare gli altri, perché quando tu ricevi un dono poi lo vuoi condividere con gli altri. E quindi soprattutto quando senti di essere amata, perdonata, consolata, senti il bisogno di restituirlo a chi ha più bisogno. Sono molti quelli che vogliono incontrare Dio? Tutti, io penso tutti, in maniera consapevole o inconsapevole. Tutte le persone desiderano sapere che cosa c'è dopo la morte. E a quei, non so se pochi o tanti che non credono, che cosa può dire? Di cercare con tutto il cuore, con sincerità di cuore, nella verità, non prendendosi in giro, no? Ma aprendo la possibilità che ci sia Dio e quindi di cercarlo in maniera autentica. In questa nuova fase della sua vita, quali sono stati i momenti più belli? Ma ce ne sono tanti, ma sicuramente i momenti di intimità con Dio, quelli più profondi, dove ho sentito una grande, la beatitudine, cioè una grande, un grande benessere, una grande pace, una dolcezza nel cuore, una pacificazione interna, che vuol dire non avere più nessuna cosa che grida dentro, no? Un silenzio, una pace, una tranquillità, che è un bene grande. Le capita di dialogare con giovani che vanno alla ricerca della verità? Sì. Anche la ricerca della verità, che non si esprime necessariamente come un bisogno di capire se c'è Dio o no, ma quanto anche di capire cos'è il loro futuro, come scegliere al meglio per il loro futuro. A volte li vedo confusi, che hanno un grande bisogno di trovare dei punti di riferimento. Io dico sempre, se tu incontri Dio e chiedi a Dio come fare nella tua vita, il Signore poi ti mostra qual è il progetto che ha pensato per te. Cioè, se tu hai ricevuto dei talenti, delle qualità, le hai ricevute poi per metterle a servizio del bene, no? Per quindi, se sei un artista, per esempio, e ha ricevuto il dono del canto, della bella voce, della, diciamo anche dell'interpretazione, il desiderio di voler essere attore, e lo devi portare avanti, perché quella è una qualità che poi tu devi trafficare per portare dei messaggi positivi agli altri attraverso l'arte. Lei ha detto che fa dell'apostolato nel Burundi. Per la popolazione del Burundi, che ha subito tante sofferenze, è stato facile incontrare o difficile incontrare Dio? Guardi, il Burundi è attraversato dalla guerra, è una guerra civile, ancora oggi non c'è la pace vera, quindi è un paese che ha un grande bisogno di riconciliazione anche. Noi cerchiamo di fare delle opere di bene per portare anche la pace in questo paese, però è molto difficile, perché siccome ancora sparano, i giovani soprattutto sono feriti dentro, perché non studiano, perché non vedono una prospettiva nel loro futuro, non hanno da mangiare, spesso hanno perso i familiari e quindi dentro sono spenti. Quindi quando noi cerchiamo di fare del bene a queste persone, sappiamo che diamo la speranza, cioè gli diamo la, come si dire, come una fiammella per dire forza, reagisci, non ti abbattere. Però è chiaro che poi dipende anche da tanti altri equilibri politici, perché se non c'è la pace, purtroppo. Noi che possiamo fare per queste persone? L'ultima domanda. Pregare perché il Signore intervenga in queste situazioni difficili e poi aiutare anche economicamente. Per esempio, noi abbiamo
messo su una piccola mensa per i bambini orfani, la maggior parte sono ripetenti a scuola e siamo arrivati a capire che avevano bisogno di mangiare, cioè sono ripetenti perché non avevano la forza di andare a scuola perché non avevano, per fame, sì, essendo orfani non avevano nessuno in realtà che si occupasse di loro. E siccome per andare a scuola in questi paesi bisogna fare i chilometri, se non hanno mangiato, si mangia una volta al giorno, se non hanno mangiato la sera, il giorno dopo non vanno a scuola. E dopo Carovigli, dove oltre alla testimonianza di Claudia Coll abbiamo visto, abbiamo ascoltato altre persone, ci siamo resi conto che esiste ancora il bene, esistono persone che vivono in funzione degli altri, ci fa piacere dedicarvi un altro quadretto ad un personaggio che nel Molise ha lasciato il segno. Parliamo di Monsignor Ettore Di Filippo, che è stato prima vescovo di Isernia e poi arcivescovo a Campobasso. Noi nel 1986 lo intervistammo quando reggeva la diocesi di Isernia-Venafro e fra le varie domande gli chiedemmo pure, qualora fosse stato destinato ad un incarico più importante, se a lui sarebbe dispiaciuto abbandonare la diocesi di Isernia. E poi siamo andati ad incontrarlo all'indomani della sua nomina ad arcivescovo di Campobasso. L'abbiamo incontrato nel santuario di Castel Pedroso. Vi riproponiamo quella intervista, scusandoci chiaramente per la qualità delle immagini e della voce, perché parliamo di 30 anni fa. In occasione del 20° anniversario della fondazione anche nel Molise della Federazione delle Scuole Materne che in regione proprio Monsignor Di Filippo volle, il professore Franco Sant'Agata in quell'occasione ha tracciato un ricordo di Monsignor Di Filippo. Noi lo abbiamo intervistato. È stato destinato ad un'altra diocesi. Parecchi sogni, qualche sogno lo dovrebbe necessariamente chiudere nel cassetto. Quali di questi sogni le darebbe più, le dispiacerebbe più dover abbandonare? Il sogno di non aver ancora conosciuto tutto il popolo di Isernia e di Venafro, e di non essere stato ancora capace di andare a vedere tutti questi paesetti. Sono andato, ho girato, ho visto, vado sempre, però ancora non sono riuscito ad andare dappertutto. Forza, coraggio, invitatemi prima che succeda quello che pensa Micheli, che non succederà, perché è già troppo che lo Spirito Santo abbia pensato di farmi venire a Isernia e Venafro come vescovo. Penso che non ci sarà un altro sforzo così proprio enorme da affidarmi qualche cosa di più, diciamo, non dico di più importante, ma di più difficile, perché per me è già, mi assorbe molto tutto il tempo e tutte le energie questo popolo di Isernia e di Venafro, con tutti i miei cari confratelli sacerdoti, con tutto quello che c'è da fare adesso dopo la revisione del concordato, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, San Pietro Celestino, San Nicandro, le due cattedrali, ce n'è da fare. Eccellenza, quel giorno è arrivato, il cassetto probabilmente lo può chiudere quasi senza niente, perché sembra che quei sogni si siano avverati. Sì, si sono avviati ad una realizzazione che è sempre possibile. Penso che sarà ancora bello potermi incontrare con voi, anche se non sono il vescovo, ma sono sempre un cristiano che deve fare comunione con tutta la Chiesa, che se ha dei confini geografici, questi confini sono soltanto per una giurisdizione, per un governo della Chiesa, ma che sappiamo bene fanno parte di una Chiesa universale che non ha confini. In questo convegno ed in questa struttura lei ha avuto il compito di ricordare Monsignor Ettore Di Filippo. Questo santuario, se in qualche modo ha assunto le dimensioni attuali, non so se tutti sanno, gran merito è stato proprio di Monsignor Di Filippo. Ma io non dico gran merito, tutto il merito è stato di Monsignor Di Filippo, il quale venendo da Isernia a Campobasso, intanto è venuto con una perfetta cognizione dell'ambiente,
delle persone e ha saputo immediatamente relazionarsi con le persone giuste per creare o per rilanciare, se vogliamo, questa struttura del Santuario dell'Addolorata in prospettiva della sua funzione per tutto il Molise. Fu lui infatti che ebbe dal Vaticano immediatamente la risposta e questo santuario fu preso talmente in considerazione, tant'è che la Madonna di Castelpetroso è diventata la protettrice di tutto il Molise. Pensare poi che in questo santuario lui ebbe l'accortezza di far venire Sua Santità Giovanni Paolo II in un momento importantissimo per il nostro Molise, nel momento in cui doveva partire l'Università Cattolica del Molise che lui ha voluta insieme a qualche accordo politico dell'epoca e che lui ha saputo realizzare, pertanto Sua Santità venne non solo per mettere la prima pietra di questa grande istituzione, ma contemporaneamente volle da Castelpetroso lanciare un messaggio ai più deboli perché insieme all'Unitalsi concelebrò con gli altri vescovi di Abruzzo e Molise insieme agli ammalati e lanciò un bellissimo messaggio a tutto il Molise. In poche parole, chi era Monsignor Di Filippo uomo, chi era Monsignor Di Filippo sacerdote? Allora, Monsignor Di Filippo uomo ha avuto un'esperienza eccezionale perché dall'ambiente teramano, perché lui era di Civitella, in provincia di Teramo, ha saputo prendere la semplicità e poi su questa semplicità ha saputo costruire contemporaneamente l'uomo e il sacerdote e il vescovo, perché a disposizione anche della Santa Sede è stato sulle navi insieme agli emigranti che allora affrontavano questi viaggi per andare all'estero, nominato cappellano degli emigranti dalla Santa Sede, referente dell'ONU e in quanto tale in America ha avuto la possibilità anche di completare i suoi studi, di approfondirli, storia delle religioni ed altro, pertanto questo bagaglio culturale unito al bagaglio umano lo ha saputo talmente portare con sé qui nel Molise e nell'arcidiocesi di Campobasso Boiano, ha saputo realizzare delle realtà che, ahimè, avrebbero bisogno forse di riprendere vigore. Oggi, dopo molti anni, si è tracciato un ricordo e lo ha fatto lei, di Monsignor Di Filippo. Non pensa che forse un po' di colpa l'abbiamo tutti quanti, perché è stato un grande pastore, per Isernia prima, per Campobasso dopo, ma per tutto il Molise. Ed è andato via così, quasi in sordina, ce ne siamo quasi dimenticato. Allora, io ho detto nella mia relazione che non è bello parlare dei vivi, ma è bene ricordare quelli che non sono più vivi e che hanno lasciato una scia, hanno lasciato delle opere che noi abbiamo il compito di far nostre in prospettiva del futuro. Pensiamo che non ci può essere un vero futuro se non c'è una storia alle nostre spalle. Ebbene, noi dobbiamo prendere spunto da quello che Monsignor Di Filippo ha saputo creare, ha saputo coltivare, facendo veramente il padre e il maestro, e questo è il compito di un vescovo, padre e maestro, dialogando, rispettando quindi anche quello che è il desiderato ufficiale della Chiesa tramite il Concilio Ecumenico Vaticano II, intravedendo anche i segni dei tempi con quello che ha saputo fare. Bentrovati, siamo alla tappa numero 66 del nostro viaggio nel Molise che va. A novembre del 2010 eravamo alla terza puntata del programma. Vi accompagnammo a Pescopennataro, dove incontrammo il sindaco. Pescopennataro è un comune dell'altissimo Molise, piccolo ma molto molto bello. Il sindaco ci parlò dei suoi programmi, ci parlò delle sue aspirazioni e ci disse che aveva un sogno che stava per realizzarsi. Era quello di garantire un centro di assistenza diurno per le persone anziane, quelle tante persone anziane che in un paese pressoché spopolato vivono come Pescopennataro. A distanza di tempo siamo tornati nell'Alto Molise. Era anche una giornata molto particolare perché c'era tanta neve. Siamo andati ad incontrare queste persone, circa una ventina, e abbiamo parlato con ognuna di loro e abbiamo parlato con il sindaco. Vediamo il servizio. Sindaco, una delle prime tappe del nostro viaggio nel Molise che va partì proprio da Pescopennataro
e lei in quell'occasione ci disse che aveva un progetto in favore degli anziani, delle persone sole. Oggi abbiamo visto che questo progetto è diventato realtà. Sì, uno degli obiettivi della mia amministrazione è stato proprio quello di pensare agli anziani residenti nel posto, proprio perché il paese di Pescobinataro è un paese composto prevalentemente da gente anziana. E il fine era proprio quello di dare la possibilità a queste persone di rimanere anche durante il periodo invernale qui a Pescobinataro, però avendo tutti i comfort, tutte le necessità che occorrono durante questo periodo. E quindi si è pensato di aprire questo centro diurno per anziani, che consiste appunto che dà la possibilità appunto agli anziani del paese di venire qui nel centro diurno, di avere un pasto caldo servito, di avere anche un'assistenza medica, di avere un servizio di lavanderia, e quindi praticamente significa, ecco, dare la possibilità a loro di stare bene. Questo che cosa comporta? Comporta innanzitutto la possibilità a loro di non rimanere soli durante il periodo invernale, chiusi nelle loro case. Qui a Pescobinataro solo chi vive sa com'è il periodo invernale. E poi molte di queste persone anziane sono persone che sono rimaste qui a Pescobinataro durante questo periodo, proprio perché si è aperto questo centro diurno per anziani. L'anno scorso, che è stato il primo anno, noi l'abbiamo fatto sostanzialmente gratis. Il comune di Pescobinataro, grazie ad entrate derivanti per lo più dall'impianto fotovoltaico, ha dato la possibilità di usufruire di questo servizio in maniera gratuita. Loro pagavano, gli anziani, una piccola quota pari a 25 euro. Quest'anno pagano qualcosina in più, 75 euro al mese. I servizi sono tanti, quelli offerti, ma la cosa bella, la cosa, ecco, che ci ha proprio fatto capire che come amministrazione abbiamo colto nel senno, è stato proprio l'obiettivo raggiunto, cioè il numero degli anziani rispetto all'anno scorso, nonostante pagano una piccola quota in più, sono aumentati. Questo vuol dire che il centro funziona, che le persone anziane vengono qui in maniera molto libera, in maniera felice, e qui passano gran parte del tempo della loro giornata in compagnia, e quindi questo evita la solitudine. Parliamo di persone che vanno dagli 80, 85, 90 anni, qualcuno è ancora più giovane, però gente che da sola a casa non può stare, ecco. Abbiamo visto che c'è anche tanta allegria, e questa allegria viene anche dal parroco, che è giovanissimo pure lui. Sì, Don Antonio Iacovetta ormai è giovanissimo, perché ha uno spirito giovane, e quindi Dio lo benedica, si mantiene sempre giovane. Però voglio ricordare che Don Antonio è più di 60 anni che sta qui al nostro paese, quindi lui è la storia di Pescobinataro, la storia vivente, e conosce tutto e tutti. E il fatto, ecco, di vederlo qui e di poter usufruire di questo servizio anche lui è fonte di orgoglio e di soddisfazione, anche perché dopo lui porta allegria nel gruppo, è una persona che è sempre disponibile, sempre pronta. Poi le persone insieme a lui escono da qui durante il pomeriggio e vanno alla messa pomeridiana. I familiari di queste persone anziane, per lo più abbiamo visto che sono donne vedove, quindi figli e nipoti che vivono fuori, hanno un buon rapporto con voi, apprezzano questa vostra iniziativa? Certo, apprezzano tantissimo la nostra iniziativa, anche perché di riflesso ha comportato per loro la possibilità di tornare più spesso nel paese, proprio perché i loro genitori restano qui, grazie a questo centro, e quindi loro il fine settimana, quando è possibile, tornano sempre per trovarli, sapendo che comunque durante la settimana i loro genitori sono accuditi, sono serviti, e quindi hanno tutto quello che occorre per poter star soli. Altra volta ci disse pure che un obiettivo della sua amministrazione era quello di fornire l'albero di Natale al Vaticano, sempre in piedi. In piedi, certo. Quest'anno è l'anno del comune di Pescobinataro e della regione Molise. Pescobinataro si candidò nel 2004, nel primo anno della mia amministrazione, a voler offrire l'abete al Santo Padre, proprio perché Pescobinataro è giudicato il paese degli abeti e della pietra per le sue bellissime doti naturali in questo senso. Noi abbiamo avuto tutti i sopralluoghi da parte del Vaticano, abbiamo superato tutte le varie fasi che occorreva superare, e quindi abbiamo avuto l'ok in un primo momento nel 2011, successivamente ci è stato detto che dovevamo portarlo nel 2012, quindi quest'anno a San Pietro ci sarà un abete del comune di Pescobinataro. Stiamo organizzando il tutto per bene, contiamo molto sulla regione Molise che ci darà una grande mano in questo senso, ma quello che vogliamo fare, ecco, siccome pensiamo che sia proprio appunto un'occasione da non perdere, organizzare intorno all'abete, al Papa, tutta una serie di manifestazioni che appunto rispecchiano quelle che sono le radici di Pescobinataro, le usanze di Pescobinataro, e farle conoscere ovunque, in primis la pietra.
proprio ecco, il paese degli scalpellini, quindi pensare di voler fare l'anno prossimo, ad esempio, cioè quest'anno, il simposio a Roma, il simposio che ogni anno facciamo a Pescopennataro, quest'anno l'obiettivo è farlo lì sotto l'abete. A proposito di far conoscere Pescopennataro fuori, mi sembra che in questo mese una comitiva vostra partirà, andrà in montagna, dove? Ah beh, sì, parliamo anche di divertimento e di sport, sì. Un gruppo di 40 persone andranno alla Marcia Longa, Val di Fiemme e Fassa, a fare la Marcia Longa. I partecipanti che facciamo la gara siamo 15, il resto è un gruppo di tifosi, però è una manifestazione bella che, ecco appunto, tutti i pescolani che andiamo lì cerchiamo di fare bella figura, nel senso di arrivare alla fine almeno della gara e poi di divertirci sicuramente. Don Antonio, possiamo dire un giovanotto tra tanti giovani, almeno come spirito lei lo è. Mi pigliano in giro perché non mi dicono più buongiorno, mi dicono buon giovane, e io sono il più vecchio di tutti e dico grazie a chi me lo dice e basta. Possiamo dire l'età? L'età? 87 anni fatti poco là, qualche mese fa. A Pescopennataro da quanto lei? Da 52, per le feste patronali. E mi ci hanno mandato per punizione, perché io dovevo rimanere al paese mio, Villa San Michele, allora Pagliarone, dopo è nato Villa San Michele. Naturalmente il parroco che ci stava, dato che i pagliaronesi sono molto bravi, sono molti, cioè avevano le antiche forme, che non è stato mai parrocchia Villa San Michele o Pagliarone, quindi allora il parroco chi lo pagava? La gente, una misura di grana a persona. Il grano, e poi il granone, e poi il maiale che uccidevano, e poi il latte, e poi la benedizione degli animali. Qualcuno mi dice, ma perché sei rimasto tanto tempo? Perché mi volevano cacciare, ma nessuno è stato capace a cacciarmi. Quel vescovo che mi trovò il posto a Celenza, naturalmente fece la lettera al vicario, la lettera a me e la lettera a quello che stava a Celenza, che è di Castel del Giudice. E allora è il vicario che doveva fare questo cambiamento. Quando io lessi la lettera attorno al fuoco, lì era di gennaio, il 28 gennaio, la padrona di casa, io sono stata a pensione per 50 anni in una famiglia, sono morti tutti quanti, mi è rimasto solo il cane. E poi sono morto pure il cane, e mo sono rimasto solo a far da cane, e ci vuole la pazienza. Allora, che cosa fece questa signora che faceva le pulizie, e tutto, eccetera? Mentre io appena finì di leggere la lettera, mi disse: «Ie pozza calane toc, a quel vescovo che mi cagnava». Oh, e ne è morto 5 giorni dopo, questo povero vescovo. E che la povera amica l'hai fatta morire? E se il Signore sentisse tutto quello che volemmo noi, e quando ne faremmo di guai? Perciò dico io, quello è morto, io sono rimasto qua. Ma perché poi c'era questa punizione nell'aria? Perché? Perché il codice di diritto canonico dice questo, che se fanno le firme, tu fai fare le firme al tuo paese per far cacciare il prete che già c'è e ci vuoi rimanere tu, allora sei scomunicato. Quindi allora questo che era il vicario, che era l'amico mio, intimo, che mi ha fatto la quinta elementare solo a Meis, lui faceva il professore, io facevo l'alunno. Allora per tutta la vita del seminario mi ha portato sempre alle stelle, non perché io ero bravo, ma era bravo lui che mi aveva fatto a scuola. Quindi tutte queste belle cose, naturalmente. Che succede quando è la fine? Questo parco che ho detto prima, che ce l'hanno mandato a forza perché non ci voleva andare, perché chi dice tu devi andare a Pagliarone, come io a Pagliarone? Insegnava in seminario, lui no. Il vicario, dato che era paesano, e lo convinse, tu ci vai solo per tutti i morti, ci vai per che cosa? Per Natale e ci vai per Pasqua, perché quando è giugno ci va Don Antonio, che già è stabilito che ci deve andare lui, col vescovo, eccetera, eccetera. Che io poi il dopo pranzo stavo con i ragazzi, no? Allora erano 60 ragazzi al seminario, per il 35. Il vescovo quello mi diceva, no, tu poi vai a Pagliarò, e insomma tutto è stabilito che andare lì. Ma è andato questo nuovo parroco, ma non è andato come parroco, è andato semplicemente per dire la messa a tutti i morti a Natale e a Pasqua. Quando è il primo giorno che è andato, Don Pasquale si chiama, si è morto Paprielle. Allora Don Pasquale appena arriva la sera gli portano il latte, la mattina la colazione, a mezzogiorno se lo portano a casa e quindi il pranzo, la sera la cena gliela portano. Il giorno dopo scrivo al Mastrangelo mio, al mio rettore, eccetera, eccetera, scrive: «Monsignor,
guarda, qui mi trattano molto bene, la sera mi hanno portato il latte, la mattina mi portano la colazione, a mezzogiorno vado a casa e la sera mi portano la cena, sto molto bene qui. Mi chiama il Monsignore a me, no? Mi chiama e mi dice, Don Andò, leggi questa lettera qui, questo era cartolina postale, e racconta tutte queste cosettine. Alla fine che finì di leggere, mi fece il vicario, addio Pagliarone per te, qui non se ne va più. Diciamo che quasi per sbaglio siete arrivati a Pesco per Natale, per punizione siete arrivati a Pesco per Natale, però 62 anni di... fino ad oggi di permanenza. Perché sei stato santo tempo? Questa è la domanda che io voglio fare. Questa me la dicono tanti. Come hai fatto a stare con questa gente, Coppola, Giurt? Io ho detto, non ci sono stato io, mi ci hanno fatto rimanere. Anche se sono contrari, però le condizioni sono state tali e tante che sempre qui sono rimasto. Sono rimasto in una famiglia per 50 anni e in quella famiglia sono stato. Quando poi mi hanno ridetto vattene, sempre questo mio vicario che mi voleva bene, io gli ho detto, ma tu te ne vuoi andare? Certo, noi siamo in grazia di Dio, ecco. Perché devo andare a Pagliarone? Qui mi lavo la faccia con l'acqua del rubinetto, a Pagliarone la devo andare a prendere la fonte, alla fontana, col bacile, posti facendo sti chiacchiere. Gli ho detto di no, se vuoi andare. Mi voleva convincere, domani mattina mi sospettiamo, mi voleva convincere ad andare a Pagliarone. E mi mandò prima altri, fece l'assaggio, mi mandò il paese mio, un paesano mio che sta al Fedene, che era stato qui 5 anni. Mi dice, Don Andrò, ma sa, non vuoi andare a Pagliarone tu, non ci vuoi andare tu a Pagliarone. E io naturalmente ho detto a questo mio, che è pure cugino in seconda, cioè, ma tu sei più grande di me, non aspetta a te di andare prima a Pagliarone, lui sta al Fedena, se ne va a Pagliarone. Un bilancio di 62 anni di parroco a Pesco per Natale. Sono rimasto qui, mi hanno regalato una casa, mi hanno regalato tutto in chiesa, hanno fatto il riscaldamento all'una e all'altra parte, mi hanno regalato tutto. È più quello che ha dato Pesco per Natale a voi o quello che voi avete dato a quelli di Pesco per Natale, per quanto si riferisce alla vostra missione di prete? Più quello che mi hanno dato loro che quello che ho dato io a loro. Perché io mi so convincere, loro non si convincono di quello che dico io. E quindi ecco qui, io sono rimasto sempre qui, fino alla fine. Mo, naturalmente, io sto qui e mi trattano bene. In questi 60 anni come è cambiato il paese? Il paese è cambiato da 10 a 0. Eravamo 1150, siamo 90. Quindi la gente se n'è andata tutta, ecco chi c'è rimasto. Sono rimaste 90 persone. Teniamo tutti i forestieri adesso, tutti rumeni. So più di una ventina, chi come operai, chi come badanti, eccetera. Stasera passate per le case e vedete chi dorme qui. Fa 220 sulla carta, 90 in casa. La sera stiamo noi, cristiani, cristiani fuori. Che c'hanno la c'hanno la che c'è, che tiene, ecco? Tiene la residenza qua, però vivono fuori. Quindi a noi, chi ci va qua? Vengono in questa occasione. E manco ci viene. Vogliamo parlare di questo centro dove vi ritrovate persone anziane? Il centro è la cosa più cattolica che poteva esistere. Questo è un orgoglio del sindaco e del comune di Pesco per Natale. Che tutti quanti, questo ce lo invidiano. Fatta questione di qualcuno che sono sempre i soliti, eccetera. Ma se no tutti ci dicono la miglior cosa che poteva fare un sindaco era questo, mettere insieme tutte queste persone che stanno sole in casa. Com'è la vostra giornata? La mia giornata? È quella delle persone anziane, degli ospiti? È la mia persona. Io mi alzo la mattina alle 7:30, faccio quello che mi devo fare perché sto solo, e poi me ne esco e me ne vengo in chiesa. E qui ti sto sul comune, sulla chiesa, giro per tutte le case, dove capita giro. Soprattutto quelli che mi accolgono più, so che non si lamentano che io mi voglio scalare attorno al fuoco della gente, perché fa freddo. E allora quando io devo entrare in una casa, entro in quella casa, mi scaldo e fa compagnia. L'altro giorno mi dice no, ma va pure da mio padre, perché mio padre sta solo, quello e quella. Tutti contenti che tu li vai a trovare, perché sono tutti in casa.
malati, e tutti che hanno queste badanti, eccetera, e vivono in questa forma qui isolata. Allora, questo centro diventa l'ideale per il cristianesimo, per insegnare agli altri come si trattano gli uomini, come si tratta la persona, perché siamo persone, non possiamo essere abbandonati. Quindi se qualcuno ci pensa e fa sacrifici per pensarci, e naturalmente bisogna sbattergli le mani, bisogna lodarlo e ringraziarlo, e quindi stare qui insieme per darci una mano, anche per dire una parola. Ecco, voi le vedete che giocano, ma quando fanno il lavoretto loro, chi fa la pentina da una parte, chi all'altra, e poi si dicono tutte le loro cose. Passa la giornata alle 5 si esce da qui, ognuno va a casa sua, ma già passata la giornata, dalle 10 alle 5 già passata la giornata. Se io me ne vado via, vado a accendere il termosifone alla chiesa, che chi vuol venire alle 3 accende il termosifone, alle 4 suona, alle 5 già stanno fuori dalla chiesa. Se lei potesse ritornare indietro, rifarebbe la stessa strada? No, non lo fa mai quello, io non lo so quello che farei. Non lo so, perché io non ho fatto mai quello che volevo e non ho mai chiesto niente a nessuno. Io sono stato sempre comandato. E chi l'ha fatto fare prete? A me? Me lo domandano i ragazzi, i ragazzi alla scuola. Io ho risposto, e chi lo sa? A 10 anni sapevo io che era il prete. A 10 anni mi hanno portato in seminario, però ecco la volontà di Dio. In seminario ci doveva andare mio fratello, che c'ha 3 anni di più di me. Mio padre non poteva lavorare perché tiene un polmone solo, mia madre teneva 6 figli con tanti animali, che vende vacche, quelle e l'altro. E allora ha detto, mamma, tu questo me lo mandi in seminario, a me chi mi aiuta? Lasciamo il primo, che quando io devo andare ad arare, che la parte cara si lavora allora. Allora questo figlio più grosso si siede sopra la, come si chiama quello, Giuseppe? Quel prima della parte cara, come si chiama? La rata. Si siedeva sulla rata, e così poteva andare più profondo la rata, no? E allora in seminario ci mandiamo quest'altro, perché il secondo ama piuttosto studiare, perché a me non mi piaceva la polenta. Allora mi arrivano a riscaldare quando andavo a casa, e quindi io facevo le lezioni prima di mangiare. Ma anche se questa chiamata è arrivata così per caso, in maniera particolare, ma lei si è pentito della scelta fatta? Mai pentito, anche perché sono stato sempre trattato bene, con questo vicerettore che poi mi ha fatto scuola, cioè, che mi ha portato fino a tutta la teologia, non siamo stati mai... Lui mi faceva la strada. Tutti i permessi, tutto quello che io non ho mai chiesto niente, me lo davano loro, ma io non ho mai chiesto niente. E non chiedo niente, sono loro che stabiliscono di me. E io se mi piace dico di sì, perché loro non mi dicono va. Che se devo fare come ha letto la prima volta, recati, pesca per Natale, parco, un telegramma. E naturalmente questo non lo fanno più. Adesso mi chiedono, ma vuoi andare lì? Ma vuoi fare quello? Ma vuoi fare quell'altro? E quindi allora io dico la mia parte. Due cose. Uno, la cosa più bella che è capitata da prete nella missione di sacerdote. La più bella cosa è aver aiutato tutti quanti quelli che si sono rivolti a me. Mi sono dato da fare sotto tutti i punti di vista per dare un lavoro a questi ragazzi che stavano qui. E il rimpianto che ha? Il più grande rimpianto? Nessuno. Nessun rimpianto. Sto bene come sto. Teresina, mi hanno detto che devo parlare con voi per prima, perché tra tutte queste signore, a parte che siete simpaticissima, ma siete anche la più giovane, è vero? Io sono del 20, fate il conto. 92. La vostra famiglia dov'è? Chi sono? La mia famiglia sta sparpagliata. Uno sta a Roma, che venne ieri, la famiglia. L'altro sta a Campobasso, che venne pure ieri con la famiglia. E sono due. Poi ci sta Cesira, che è mia figlia, che sta qua. E c'è pure l'altra figlia, che è della provincia di Viterbo, si è sposata. Questi sono i figli miei, 4. In questa struttura vi trovate bene? Sì, beh, per forza. Come fai? Ma mi posso trovare uno che già vorrebbe un po' di aiuto. E non ci stanno, quindi
Faccio da me. Elsa, 86 anni, sì. Ci parlate un po' della vostra famiglia? La mia famiglia, 3 figli, purtroppo uno è morto, ce n'ho 2 adesso. Uno sta a Termoli e l'altro sta a Isernia. Questa è la mia famiglia. Mio marito è morto. In questa struttura? No, mi trovo bene. Stiamo bene. Secondina, devo dire che visitando questa vostra casa, stando in mezzo a voi, io mi sono accorto che effettivamente voi donne siete il sesso forte, perché qua siete la maggior parte, siete tutte donne. E anche tutti, sì, stiamo bene. Stiamo bene insieme. Lei, la famiglia com'è composta? Dove sono? Sono unica, sola. Vivo da sola, sono sola. Fratelli, sorelle sono morti e vivo da sola a casa mia. Ma non si era sposata? No, è morto con la guerra. E sto bene. Cioè, se dovesse guardare un pochino indietro nella vita, così oggi come oggi, ha qualche rimpianto? C'è qualche cosa che le viene spesso nella fantasia? Beh, ora la vecchiaia si sa, dice forse. Ma io sono stata andata in banca fuori, in Svizzera, e quindi non mi trovo bene, sto bene. Che ricordo? Il ricordo più bello che ha della vita vissuta, qual è? Ricordi belli non ce n'ho. Non ce n'ho di ricordi belli, tutti brutti più o meno. E quando era giovane? E quando ero giovane, era con i 20 anni, lì è morto il ragazzo e allora è cominciato ad andare giù, no? Ma quando si era ragazzi, allora si dicono che c'era molta più allegria, si cantava. Niente, allora c'era tanto lavoro, si lavorava, c'era tanta amicizia e sincera. Domenica ed Evelina, una coppia, moglie e marito, che stanno in questa struttura da? Da quando è stato? Dall'anno scorso. Come passate le vostre giornate? Bene, qua passiamo il nostro tempo. Giocando, sì. Facciamo parlare pure la signora, ma avete figli? Dove sono? Sì, 3 figli. Uno sta a Campobasso, un maschio, e 2 femmine, una a Pesco per Natale e un'altra alla provincia di Caserta. Ai vostri figli questa sistemazione va bene? Sì, va bene, sono contenti. Ma in mezzo a tutte queste persone c'è qualcuno che è particolarmente birichino? Ma no, noi ci vogliamo tutti bene, magari c'è qualche parola così, però dopo va a uscire bene, come ti devo dire. È bellissimo, perché ci sentiamo una famiglia. Però qualcuno mi fa segno che Teresina è un po' brillante. Sì, infatti c'è Teresa là, è in gamba. Ci vogliamo tutti bene. Io sono contenta, mio marito pure. Gli altri io non lo so, ma stiamo tutti bene insieme. Giulia e Giuseppe, un'altra coppia, ma dobbiamo dire che voi siete, rispetto agli altri ospiti, siete dei giovanotti. Sì, giovanissimi. Di anni? 75. Giuseppe? 77. Avete figli? La vostra famiglia com'è? 2 figli, una sposata a Roma e uno sposato sta a Termoli. La vostra scelta, i figli certamente l'hanno accettata? Sì, loro l'hanno accettata, perché dopo ho dovuto accettarla pure io. Perché ci hanno lasciato soli, insomma, non soli che siamo abbandonati, però ogni tanto ci vengono a trovare, noi andiamo a trovare a loro, quindi questa è la vita. Io non sono nativo di Pesco per Natale, io sono nativo di Pietra Abbondante, però conosciuta a 55 al 56 ho conosciuto Giulia, ci siamo fidanzati, insomma. Un periodo di tempo sono stato fuori per lavoro, ragioni di lavoro, sono stato a Sepino, 40 anni. Adesso che sono andato in pensione mi sono ritirato un'altra volta qui a Pesco per Natale, stiamo per fare compagnia, anche per il sindaco che mi ha forzato un sacco di volte, ti devi ritirare qua. Dico va bene, perché tenevo casa pure a Sepino e ho casa qua. Però è una buona iniziativa questa, perché in altri comuni le persone il più delle volte stanno da sole, quindi il fatto che voi una giornata la trascorrete insieme,
Poi ho visto che ci sono delle persone simpaticissime, sì, sia donne, poi anche Don Antonio, prete, aiuto, insomma, a tenere un po' di allegria. Eh beh sì, Don Antonio è molto allegro, si dice delle barzellette, insomma, è simpatico. Ermanno, io ho visto che è una comitiva molto simpatica quella che sta in questa struttura, persone spiritose, e credo che la giornata si trascorre in buona allegria. Sì, sì, fino alla sera sì, fino a 4:30 siamo qua. La famiglia questa scelta l'accetta? La famiglia, sono da solo, ma stasera si arriva qualcuno. Anna, c'è tanta allegria, tanto buon umore, e questo aiuta un po' a vivere. Sì, sì, sicuramente sì. Ringraziamo il sindaco e il comune di Pescopo e Natale che ha fatto questa bella ricreazione per tutti noi. Ma durante la giornata fate anche qualche attività, qualche lavoro? No, attività sto a casa perché ho delle figlie, un figlio prete, non so se conosce Don Erasmo, e un'altra che sta ai Serni, una sposata a Vasto Girardi. Come passate la giornata? Passiamo la giornata con allegria, dire delle barzellette ricordandosi le cose di prima, perché siamo morti di fame, ma grazie a Dio stiamo a mangiare che 3 euro al giorno, primo, secondo, terzo, quarto, e mangiamo bene e stiamo contentissimi. Ma fate anche qualche cosa di utile? Io aiuto Fernanda a portare i piatti a questi signori. Vedo che ci sono dei lavori fatti all'uncinetto. Sì, ma io no, l'ha fatto mia sorella, l'ha fatto Giulia, l'hanno fatto loro, fanno loro. E si fa, si va avanti. E siamo contenti così. Ho chiesto a una signora il ricordo più bello che ha della vita, non mi ha saputo dire niente. Per te qual è il ricordo più bello della vita? La mia vita, il ricordo più bello della mia vita è stato mio marito, che mi ha voluto sempre bene. E sono 16 anni che è morto. E mo sto così, sono allegra così lo stesso. Avete nipoti? 2, sì. Uno di 16 e uno di 14. E ai ragazzi di adesso che cosa vorrebbe dire? Se come facesse di modo parlo in dialetto, facesse venire per 2-3 minuti quello che abbiamo passato noi quando è venuto al 43, per far vedere a questa gioventù come mi è stata noi senza mangiare, mi è stata scalza, siamo morti di fame, e quindi volesse far venire per 2-3 minuti, perché molto buono, solamente la 10 euro dentro la sacca e non vuole fare niente, perché il lavoro ci sta, sono loro che non vuole fare niente. E se io potessi andare indietro, che hai fatto una vita a pace alla vacca, ci arrivassi, no, stiamo ecco a settare. Purtroppo mi arriva da 78 anni, ma per la pensione, Monti la leva pure. Ma i genitori di oggi ce l'hanno il polso fermo che avevano i genitori vostri? No. C'è qualcuno sì, qualcuno no, perché si fanno comandare la famiglia. Ecco la rovina dei giovani, perché i genitori non vanno un po' l'educazione a questi giovani. È vero che è per tutto, come si dice? Per tutto il mondo, per tutto, come dai a dire, per tutto quanto. Però ci vuole pure un po' di rifreno a queste persone, no? Queste ragazze che stanno da 12, 13 anni, alle 3, alle 4, a fumare, a bere. Ma tu non sei visto mia? Che non muoio se mi aveva il bicchiere di lui. Che prima chi l'ha dato a lui? Però fra i giovani ci stanno anche quelli bravi. Voi avete un sindaco che è giovanissimo ed è molto bravo. Ma io l'ho detto prima, io ringrazio il sindaco. Speriamo che questo sindaco non se ne va quando siamo morti noi, che non ci rimaneranno giù. Però mi dispiace, io non ho detto mai male. Ma è vero che Tizio, Don Antonio? Una frega. Deosdemona, dimmi. Mi colpisce questo nome, perché allora, 86 anni fa, quando voi siete nata, di solito si metteva i nomi dei genitori per non perdere la tradizione. Ma dove l'hanno pescato sto nome? Non lo so io. Dove l'ha pescato mio padre? Boh. Ma tu non ce l'hai mai chiesto? No, perché a me mi piace tanto. Ci manca Otello. Beh, questo già... Otello è morto, quindi sono rimasta io. Ho un figlio, 3 nipoti. Uno sta in Calabria, fa il finanziere. 2 stanno alle poste, una a Casa Calenda, una a Campobasso. E mio figlio è un ex maresciallo della finanza. Questa è la mia famiglia.
Vi siete coperte le spalle bene. Moltissimo. Com'è la giornata qui? La giornata si gioca, si parla, si scherza, si lavora. Alle 4 ce ne andiamo. Questa è la vita. Da questo osservatorio, cioè dalla vostra età, dall'ambiente in cui vivete, no? Come vedete quello che succede fuori? Non lo so, guardo la televisione e vedo e mi contento di stare qui a Pesco. Capito, ma come giudicate quello che dice la televisione? Lo giudico male. Venerino, ho visto che state giocando a tombola, quindi fra le cose che fate durante la giornata c'è anche il gioco? Sì, c'è anche il gioco, sì. Di Natale però c'è il gioco, dopo no. E che altro fate? Giochiamo a carte, e facciamo un ginetto, facciamo la maglia e queste tutte le giornate. Ma c'è quando giocate c'è qualche cosa in palio così? No, tutti noi qua di soldi. La vostra famiglia? Io ho due figlie femmine, tutte due sposate, una sta qui e l'altra sta a Grosseto, però sempre per lavoro, però questa è la famiglia mia. Quanti nipoti avete? 4 nipoti, mio marito è morto, e 4 nipoti, 2 femminucci e 2 maschietti. Sono legati a voi? Sì, sono legati, sì. 2 stanno a Grosseto, un maschio e una femmina, e l'altro stanno qua, e, anzi una sta a Roma e una sta a Pescara. Hanno studiato perché hanno il papà che è direttore dell'INPS. Mia figlia pure sta all'INPS, questa qua. E l'altra sta a Grosseto perché lavora. Avete raccontato a loro la vostra storia, cioè di quanto è la vostra gioventù? Sì, sanno tutti. Anzi, i miei figli, uno è del 54. L'altro è del 57, allora già sanno tutte come sono nate in quei tempi, capito? E lavoravamo, andavamo in campagna e crescevano con i miei suoceri, mamma e tutti. Quello che succede oggi nel mondo, voi come lo giudicate? Come lo giudico? Si è cambiato il mondo, ma che vuoi fare? C'è pure i nipoti. Si è cambiato il mondo, cambiato. In meglio o in peggio? Non lo so, mi sembra che è poco peggio. Perché prima si sposava, ora viene a convivere. E che vuoi fare? Questa è la vita di oggi. C'ho 2 nipoti già convivono per conto loro. E l'altro studia a Pescara. E questo è tutto, che vuoi dire? Io mi metto pure in vergogna a dire, ma intanto che vuoi fare? Secondo voi i vostri figli sono diciamo in grado, sono bravi come i vostri genitori ad educare i figli? Sì. Cioè, specialmente il mio genero, questo qua che sta qua a Pesco, c'è 2 bei ragazzi, ma pure quell'altro però, tutti e 2. Qual è il ricordo più bello che avete della vita? Che vuoi dire? Allora andavamo in campagna, lavoravamo, zappavamo la terra, tutto questo. Portavamo l'asino, le pecore, andavamo a mangiare le pecore la mattina, la sera, tutto questo facevamo. E la cosa quando ci ripensa gli dà più dispiacere qual è? No, era più bello prima, adesso però ognuno per conto suo, perché pigliamo tutto la pensione, ognuno sta alla casa sua, nessuno mangia niente per casa dell'altro, capito? Stanno tutti bene, mo ne cadiamo o stanno male. Tutte le pensioni prendono, capito? Ma il prete che sta con voi durante la giornata, qualche volta parla pure di religione, queste cose qua? Come no, sì, parla. No. Sì, a Vigna predica la messa, buono e male, predica. Quando arriva qualche giovanotte, io guarda questo, e dice male, e chi non ci viene alla chiesa? Invece sta mio nipote, quello sono all'organo alla chiesa, il figlio di questo qua, di mia figlia. E bravo, si è imparato, il quadro. E tutti no, stiamo tutti bene, grazie a te, io prendo pure la pensione. Non mi manca niente, c'ho la casa, forse dice. Signora Fernanda, possiamo dire che di queste persone anziane, lei in qualche modo è l'angelo? Diciamo di sì. Il suo ruolo infatti è?
È di farla da mangiare, quindi di stargli vicino anche quando giocano e qualcuno anche l'assistenza in casa. Quali sono le cose che chiedono maggiormente? Niente, la tranquillità loro mi chiedono, solo quello. La mancanza dei figli la sentono? Sì e no, c'è chi la sente e chi non la sente. Quando vengono qua non la sentono, assolutamente. Qui non c'è la mancanza dei figli perché comunque sono tutti una famiglia, quindi si sentono tutti vicini. Quando escono da qua sì, la sentono. Vedo che sono anche persone attive, infatti fanno dei lavori. Sì, sì, sono abbastanza tutti attivi, infatti l'anno scorso hanno realizzato dei lavori e sì, sono abbastanza attivi. Mi aiutano anche in cucina, quindi chi aiuta a servirmi, chi aiuta a sparecchiare, insomma. Sono esigenti con il cibo? No, no. Amano molto la cucina semplice, amano. Loro non ci sentono? Sì. Cosa vorrebbe che non facessero o non dicessero? No, niente, non fanno niente, anzi, devono ridere. Io voglio che devono ridere, quello voglio. Di solito chi ha contatto con queste persone anziane dice che è più quello che riceve né quello che dà. Questo sì, è vero, sì. Quello anche io, ho ricevuto tanto da loro, quindi... Per esempio? La tranquillità. Forse anche la saggezza. Sì. Anche, mi hanno fatto emozionare. Grazie. Quando siamo usciti dalla struttura, Giuseppe, uno dei giovani, ci ha detto che lui ha un hobby. Nel suo tempo libero ha un piccolo laboratorio dove si diletta a fare degli oggetti in legno e ci ha invitato ad andare a visitare casa sua per farci vedere questi suoi piccoli capolavori. Giuseppe, noi l'abbiamo incontrata al centro anziani e poi ci ha invitato qui a casa. Sì. E dobbiamo dire che lei è un falso anziano, nel senso che ha anche degli hobby che sono molto belli. Falso anziano no, perché ho gli anni miei, però mi sento bene e insomma, faccio un'attività, diciamo è quasi un'attività per me, è un passatempo. Questi oggetti in legno da quant'è che li crea? Ma io li ho incominciati a creare da quando sono andato in pensione, perché prima non avevo il tempo di poterli fare. Sto dal 93 in pensione io. Lavora un legno particolare o quello che capita? Ma legno maggiormente particolare, perché noce, un po' d'olmo, acero montaneo, frassino, questo è il legno che lavoro. Forse è bello l'ulivo, ma qui in zona è difficile averlo. Perché è un legno morbido? No, non è perché è bello. Bello come venature, infatti ci sono parecchie cose lavorate in ulivo, posso dare delle spiegazioni perché. Questo è il lavoro, c'è un tornio manovale, non è che c'è un tornio che è elettrico, però sempre manovale, non c'è la torretta, lavora a mano. E gli oggetti come li sceglie? Ma gli oggetti io mi vengono da solo, delle volte pure la notte, penso una cosa, vado lì e lo faccio. Abbiamo visto che davanti a casa c'è una bella cassapanca. Sì, la cassapanca l'ho fatta, saranno 10-11 anni fa. E ne ho fatte parecchie di quelle, però stanno un po' in giro. Una dovrebbe stare vicino alla navilletta che sta vicino alla Cattolica Campobasso. Di un medico, la vita me la deve avere pure a me, però è difficile farla come quella perché è difficile trovare i tronchi perché quelle piante non te le fanno tagliare neanche più. Lei questo lo fa per passione, per hobby, sì. Ma questi oggetti hanno pure un mercato poi? Sì, il mercato ce l'hanno, però io non è che vivo per vendere, io piuttosto regalo la roba alla gente che non venderla. Tra l'altro è un buon modo per vivere questa fase della vita? Sì. Per vivere, per stare sempre in attività e mi sembra di sentirmi meglio, perché io un giorno che non vado al laboratorio sembra che non mi sento più bene. E la vita nel centro com'è? Ma la vita nel centro qua non è che, come dire, stiamo con poca gente, quindi
quando arriva qualche forestiero, qualche visita, qualche cosa, ma se no, qui che fai? Vai dalla mattina al bar. Io la sera, dopo quest'ora, le 6, le 5 e mezza, le 6, vado pure io al bar, faccio la partita fino alle 8 meno un quarto, le 8, e ritorno a casa. E questa è la vita di questi paesi. Con il resto della famiglia quando si incontra? Ma la famiglia mi incontro la domenica, il sabato, la domenica che i figli non lavorano, quelli che stanno a Roma vengono ogni 15-20 giorni, se no vado io là o questo è. Immagino nelle case dei suoi figli quanti oggetti ci sono. Sono pieni come questi. Prima di salutarvi io vorrei ringraziare tanto gli ospiti che sono stati così affettuosi con noi, a partire da Don Antonio, il parroco, Teresina, Elsa, Secondina, poi la coppia di Giulio e Giuseppe e Domenico ed Evelina, Ermanno, Anna, Desdemona e Venerina. Grazie anche a Fernanda Sandilli, che è l'assistente di queste persone, e grazie ovviamente anche al sindaco. Grazie a Aldo Porfirio per le riprese, ad Elias Franceschelli e ad Antonio Leone per il montaggio e la regia. A voi tutti l'appuntamento e alla prossima settimana. In collaborazione con... Ripartono gli incentivi statali? DR Automobile Group va oltre. Ti offre un incentivo di 1.500 euro per l'acquisto di un'auto nuova sia del marchio DR che di quello Evo, se rottami qualsiasi usato, senza alcun vincolo. Infatti, a differenza degli eco incentivi statali, che prevedono una rottamazione di un'auto di proprietà con un'anzianità di almeno 10 anni, DR Automobile Group ti consente di rottamare qualsiasi usato, indipendentemente da chi ne sia il proprietario e a prescindere dall'età dell'auto da rottamare. La campagna Meno CO2 più sicurezza è un'iniziativa realmente protesa a svecchiare il parco automobilistico circolante italiano, uno dei più vetusti d'Europa. Meno inquinamento grazie alla tecnologia Thermo Hybrid Benzina GPL di DR Automobile, che ti fa risparmiare l'ecotassa e ti permette di accedere anche alle zone ZTL. Maggiore sicurezza grazie agli elevati standard di protezione dei modelli DR ed Evo. Le concessionarie ti aspettano per maggiori informazioni. Viaggiare. Sognare. Creare. Immaginare. Crescere. Costruire. Puoi fare grandi cose con la tua Agenzia Generali Italia.